Il posto delle parole per raccontare un libro che attraversa una realtà molto importante, una realtà che necessariamente deve essere raccontata per superare a volte anche dei fraintendimenti. Il libro ha un titolo importante, ambizioso, La forza della società. E mai come oggi possiamo scoprire che la società ha una forza oltre alle debolezze e altre storie, comunità intermedia, organizzazione politica. Gli autori sono Giovanni Quaglia e Michele Rosbok, editore Ragno. Giovanni Quaglia, buonasera e bentornato qui nel Posto Buonasera, delle buonasera a Parole. lei e ai radioascoltatori. Grazie per essere insieme con noi. Giovanni Quaglia, docente di economia e direzione delle imprese al Dipartimento di Management dell'Università di Torino, giornalista e revisore contabile, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, dell'Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria Piemontese. Ecco. Perché Giovanni Quaglia la necessità di entrare in modo molto prepotente ma discreto e ragionato, con una profonda analisi, entrare nelle comunità intermedie, nell'organizzazione politica per comprendere che la società ha una forza importante che è tutta da conoscere? Beh, lo spunto per questa riflessione, che è stata avviata qualche mese fa, mi è venuto dalla rilettura, in occasione dei 75 anni della conclusione dell'incontro di Camaldoli tra una trentina di economisti, giuristi, sociologi, tecnici, dirigenti, teologi, insomma, voluta da allora sostituto della Segreteria di Stato Giovanni Battista Montini a Camaldoli, no? Il cosiddetto codice di Camaldoli. Ecco, leggendo quel testo che ripercorre il pensiero cattolico su alcune tematiche fondamentali, tra cui la tematica delle forze sociali organizzate, i cosiddetti enti intermedi, la democrazia, la partecipazione, eccetera. Ecco, mi è venuto così spontaneo avviare una riflessione su queste tematiche, partendo ovviamente dalla persona, dalla società, dalla democrazia, dal bene comune e poi facendo una carrellata anche storica sulle comunità intermedie. Appunto nella storia fra pluralismo e statalismo per approdare a una riflessione, cioè sulla importanza dei luoghi e delle opportunità di incontro tra le persone, in un mondo che è molto relazionato, in cui le persone più gli individui, ahimè che le persone, sono relazionati attraverso tutti gli strumenti di comunicazione di massa, ma rischiano di essere soli. Ma rischiano di essere soli e quindi, per forza di cose, la società dimostra Esatto. in tutta quanta la sua forza, la sua debolezza. C'è crisi, però la lettura di questo libro, come è stata presentata da Giovanni Quaglia e Michele Rosbok, è una lettura che presenta un'analisi molto seria, di lunga ricerca, attraverso le comunità intermedie. Per chi non conoscesse Giovanni Quaglia, Sì. le comunità intermedie, brevemente, in che cosa consistono? Allora, le comunità intermedie sono tutte quelle formazioni sociali di cui parla la Costituzione come realtà da difendere e da riconoscere. La Costituzione all'articolo 2 e poi all'articolo 118, cioè sono intanto le istituzioni locali territoriali, le istituzioni economiche rappresentative del territorio, le formazioni sociali, datoriali e dei lavoratori, le realtà del mondo vivace e straordinario dell'associazionismo e del volontariato, che adesso con una recentissima legge di riforma vengono chiamati gli enti di terzo settore. Ecco, ma anche più in generale
il mondo delle professioni nelle loro articolazioni, nelle loro aggregazioni, cioè tutti i luoghi e le realtà che hanno come obiettivo quelle di mettere a confronto, di far relazionare le persone riscoprendone il valore, perché come diceva già, lo citiamo anche nel nostro volumetto, Bernard Ehring, l'uomo si realizza pienamente soltanto in quanto si relaziona con il tu. Ecco, dalla relazione dell'io e del tu nasce veramente la prima cellula di una società ben organizzata e che può dimostrare la sua forza, ecco, nei campi più vari e in modo particolare nel campo della sussidiarietà e nei vari territori. Ecco, la società organizzata nelle comunità territoriali o nelle comunità sociali e aggregative e di sostegno al mondo del terzo settore, ecco, sono i luoghi in cui si può prendere coscienza che la società può interloquire con delle proposte, con la società politica e con le realtà rappresentative ed elettive di un territorio. Io vorrei ritornare a quella citazione che lei ha fatto poco fa di Bernard Haring, no? Parlando del dono di sé, sì. Perché questa non è solamente una filosofia al di fuori del tempo e al di fuori della società. Oggi come oggi, nella nostra società, la forza la possiamo scoprire nel dono del sé al tu, come diceva per l'appunto Bernard Haring, oppure sbaglio, sì. Giovanni Quaglia? No, è proprio così. È proprio così. E la stessa sottolineatura che da più anni, partendo dalla dottrina sociale cristiana, che è stato un momento forte, ma poi concetto che si è anche allargato alla società civile tout court, ecco quello di sottolineare la funzione e l'impegno per il bene comune, che non va confuso né con il bene privato né con il bene pubblico. Comune è distinto da proprio, così come pubblico è distinto da privato, ma nel bene comune il vantaggio che ciascuno trae per il fatto di essere parte di una certa comunità non può essere scisso dal vantaggio che anche altri ne traggono, e quindi in questa relazione del dare e del ricevere, ecco, quella che si realizza soprattutto a nostro avviso nelle comunità, a partire dalla comunità familiare avanti verso le realtà più grandi, ecco, solo in quel modo secondo me riusciamo a dare risposte a quelli che sono le sollecitazioni, le ansie, le preoccupazioni, magari le paure e le fatiche del vivere quotidiano. E nel territorio del bene comune di questa società che viene raccontata attraverso le sue debolezze per vedere e intravedere la forza che ha comunque questa società, c'è una parola importante, Giovanni Quaglia, ovvero la parola fondazioni. Ecco, sì. Le fondazioni nel discorso del dare e del ricevere, come dicevamo a proposito del rapporto del interpersonale, qui invece c'è un rapporto culturale, economico, anche di tastare il polso della società stessa e di dare una forza come solo le fondazioni possono dare. Direi che questa osservazione c'entra perfettamente quella che è la mission che deve essere l'impegno delle fondazioni di origine bancaria. Difatti noi nell'ultimo capitolo di questo volumetto sosteniamo che le fondazioni di origine bancaria sono una nuova articolazione intermedia
che è relativamente giovane, vive ed è operativa, insomma, da poco più di 20 anni, e sono quelle antenne sul territorio capaci di ascoltare, capaci di dialogare, capaci di operare a vantaggio dello sviluppo economico, della ricerca, dei giovani, per costruire aiutare a costruire un nuovo welfare di comunità a fianco delle istituzioni territoriali e a fianco degli enti di terzo settore, appunto come modalità concreta di lavorare per gli altri, non avendo come obiettivo quello di creare valore monetario, ma è quello avendo come obiettivo quello di creare valore sociale. Il valore sociale, per citare Adriano Olivetti quando parlava delle persone, della presenza del diaframma umano, la fondazione è un diaframma di profondo assetto culturale oltre che economico, ma prima che essere economico penso che sia culturale. Oggi è importante in questa crisi della democrazia, e forse bisognerebbe più parlare più precisamente di crisi della rappresentanza, come citate, raccontate anche voi nel libro. Certo, crisi della rappresentanza, sradicamento complessivo delle persone che sono pervase a volte da rabbia, a volte da rancore, ma complessivamente da sfiducia. Ecco, e allora ricreare la fiducia, ricreare la speranza non è una cosa da predicare, lo dico anche per me stesso ovviamente, ma è una cosa da far nascere dal basso e quindi da condividere e da portare avanti con esempi di solidarietà e di sussidiarietà concreta a partire dai territori e dalle comunità. Perché se c'è fiducia c'è investimento, se c'è investimento c'è lavoro, se c'è lavoro c'è vita. Bravissimo. E vita sociale. Si innesca un circolo virtuoso che ci chiede, come dice lo scritto di un famoso teologo contemporaneo che ho avuto la fortuna di conoscere ed apprezzare nel suo volume, il ritorno della speranza, dice che il nostro compito fondamentale è quello di piantare la speranza nella storia. È una dotta, la speranza è una dotta spes, quella a cui lei fa riferimento. Giovanni Quaglia, sappiamo che lei l'attendono altri impegni, quindi chiudiamo la nostra conversazione, però prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni, Giovanni Quaglia? Beh, ne ho parecchi, ecco, sto rileggendo, bellissimo, molti che sono usciti in questi giorni, ma tra questi ho ripreso in mano un bel libro di Carlo Cremona su Paolo VI, che è l'intellettuale, oltre che il papa di riferimento, è stato della mia giovinezza e che ho in qualche modo studiato, approfondito e sulle cui pagine ritorno di quando in quando. Giovanni Quaglia insieme con Michele Rosbock, La forza della società, il libro edito da Ragno. Grazie ancora del tempo che ci ha dedicato, Giovanni Quaglia. Grazie di cuore. Buonasera. Grazie a lei e ai suoi radioascoltatori. Grazie e buona serata.